All'osteria di via Taranto, pranzi e cene non sono mai uguali. Quanta pena stasera, c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato, chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire. Uomini e storie si mischiano tra i tavoli che, se parlassero, racconterebbero cos'è Roma. Sì, c'è un'anima che cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. Sopra, i morti sopra, allora vuol dire c'è stato un mondo immenso in cui tutti si incontrano. Il turco ha il volto rassicurante di una vita che scivola tra una cacio e pepe e un mezzo litro di vino rosso. È una babele di emozioni sedersi a questi tavoli e scoprire che vicino puoi avere il meglio o il peggio di questa società. Una fotografia continua di come i mondi si sovrappongono davanti a un piatto fumante. È una terra di nessuno questa. È la Svizzera di Roma, un luogo neutro, dove tutto ha i contorni della tregua. Guardie e ladri si mischiano, come in un qualsiasi altro locale della capitale. Qui in modo più romantico, quasi romanzesco, ex di tutto si incontrano. Parlano della Roma, della Lazio, dei fatti di cronaca, del prossimo weekend al mare. Il lavoro si lascia fuori dalla porta, qualunque sia. Qui è stato intercettato Massimo Carminati, ercecato, insieme a Luca Gramazio, consigliere comunale di una Roma spazzata via a dicembre, con Mafia Capitale. Abbiamo cercato di dare un'ulteriore risposta alla domanda che sempre ci fate e ci facciamo: c'è la mafia a Roma? A parte il fatto che tutti siamo convinti, perché è evidente che ci sono ingenti investimenti mafiosi. Dal Fatto Quotidiano. Come ti sei sentito quando hai visto il nome del tuo ristorante su tutti i giornali? Quando siamo andati a sfogliare le pagine dei giornali ci siamo resi conto di essere stati avvicinati come nome e essere scambiati quasi per un covo o per la base di chissà quale organizzazione criminale. I Gramazio sono clienti abituali, io poi saluto loro, non vedo mai con chi sono a pranzo. Il viso di Massimo Carminati io non l'ho mai conosciuto, non sapevo neanche avesse un problema all'occhio, fosse chiamato cieco, quindi non me lo ricordo. Dispiace perché poi alla fine ti senti comunque di conoscerle quelle persone, no? Gli vuoi bene come clienti. Certo, l'accusa è pesante, però io non ci posso fare proprio niente, insomma, io piatto caldo non l'ho mai negato a nessuno. Che cos'è questa maglietta che hai addosso? Questa è stata la maglietta fatta per il terzo anno, quando ci siamo accorti che poi effettivamente in questa osteria viene qualche politico, sono venuti gli sportivi, vengono cantanti, attori, gente di malaffare, a questo punto possiamo dire. Quello che succede quotidianamente, cioè allo stesso tavolo si riuniscono diverse persone di differente ceto sociale, quartiere di Roma, eccetera. Quindi questa che potrebbe essere tranquillamente la scena inquisita del 23 luglio, probabilmente è successo proprio questo, cioè laddove c'è un giornalista, un conte, un barone, un Elmo Troiano, un ispettore segreto al tavolo. Che tu sia figlio di un re o capo di stato, che tu sia buono come il pane, brutto e maleducato, che tu sia pazzo normale, gatto pure cane, guardia o ladro, non importa se sei fatto ubriaco. Puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. Bar Bruttone è uno dei mille posti che ha visto la figura del nero stagliarsi all'uscio dell'entrata. Un locale come altri, che forse è proprio per il nome, è entrato nell'immaginario mediatico come un punto di incontro del malaffare. Non è così. L'unica colpa vera è quella di fare la migliore carbonara di Roma e di essere nella zona della cooperativa 29 giugno, il cuore di Mafia Capitale. Manichini senza volto, senza età, fili sottili uniti per fatalità, un destino uguale, una stessa verità,
il manichino ha un'anima e forse non lo sa. Mamma mia che buona. Guarda che là dentro ce ne stanno un sacco galli galli, eh. A me è fredda. Quasi come quelli di mia madre. Piano, non c'è. Pare che la mamma ha mangiato in vita tua. Infatti era una vita che li mangiava quelli. E cuore è quello che batte quando mi sposto a Roma Nord, tra i palazzi della Roma Bene. La sora rosa, me ne vado via. Tra turisti che arrivano come formiche affamate di bellezza eterna, della capitale e del Vaticano. È qui, in una via colorata da decine di negozi per turisti, che incontro un uomo con la barba incolta e il viso sgarato dalla vita, il pesce cane. Un pedone di questa Roma criminale, un soldato del crimine che non ha padroni ma che li serve tutti, a seconda dell'offerta. Entro in macchina e non sono solo. Due ragazzi quasi maggiorenni ci accompagnano in questa nostra chiacchierata. Silenziosi, ma dallo sguardo sveglio. Sono due dei suoi quattro figli. Non conosco esattamente la sua specialità nel sottobosco criminale, ma non faccio fatica a immaginarlo dopo poche centinaia di metri. Con la sua utilitaria iniziamo a prendere velocità inusuali, anche rispetto al traffico. Le macchine si sfiorano in uno zigzag fatto con la stessa normalità con cui si accende una sigaretta. Non ci sono semafori o stop che tengano, non ci sono ingorghi. Prima, seconda e via. Preso dal panico, fermati un attimo, perché se vai più giù, forse non torni più. In un continuo di sorpassi a destra e a sinistra. Nessun dubbio, chi guida in questo modo può essere un rapinatore o un poliziotto in questa città. La seconda opzione è subito scartata, la prima rimane un dubbio senza risposta. Entra nella mia testa, mare in tempesta, facce finte di cartapesta, carne fresca, l'amo e l'esca, l'orrido, un uomo che ti insegue in un corridoio, pagine sfoglio. Ricordi come foto nel portafoglio, il vento che ti sbatte contro uno scoglio, nemici che ti stringono intorno al collo, cantano in coro, in giro senti le urla, il mercato è costipato, non esce nulla, intorno trasformazioni, i soldi diventano debiti, i sogni incubi, gli amici diventano acrobati che saltano via, è un altro giorno di ordinaria follia, nella testa mia, a un passo dalla pazzia, dentro casa, parole a caso, mancano pezzi in questo puzzle. Preso dal panico. Mentre mi racconta di come è arrivato a Roma oltre 30 anni fa, i suoi ragazzi cercano indirizzi su Google Maps, nei loro smartphone. Hanno un foglio bianco tra le mani, nomi e numeri. Non riesco a vederli bene, ma inizio a intuire quello che stanno cercando. Strozzati, debitori, persone sotto botta. Cerco di non pensarci. I cacciatori di teste sono una delle categorie peggiori tra i professionisti della mala, anche se hanno gli occhi di chi non può ancora guidare una macchina. Anche questa è vita. Un lavoro che non sopporti ma che devi fare, perché senza uno stipendio sei un difetto sociale, perché crepi per consumare, consumi crepando. Il pesce cane mi racconta quanto sia difficile mantenere quattro figli e una moglie, una busta paga regolare per tranquillizzare le guardie e il resto con quello che la strada regala, 2.500 euro al mese. Pochi per sognare una famiglia del Mulino Bianco nella Roma di oggi. Perché anche chi delinque, dal primo caffè all'ultima sigaretta della giornata, sogna una vita normale. Anche questa è vita, ritrovarsi in una rissa di sabato sera. Caprale, è un porcolo! Sirena, mentre scappia tutto intorno a una nuvola nera. Guardo fuori dal finestrino e le parole del pesce cane si perdono. Racconta di quanto il mondo criminale sia cambiato negli anni, di quanto era più giusto una volta, quando per dividere i bottini delle rapine c'era lo steccarolo, quello specializzato nel valutare orologi, preziosi, valuta estera. L'uomo della stecca para per tutti, che molte volte, così para,
non era se lo stesso si accordava segretamente con uno dei malviventi. Oggi invece è razzia. Le rapine sono sempre più rare perché il contante, la fresca, non la tiene più nessuno, neanche le banche. E poi la concorrenza è aumentata, con i romeni e gli albanesi. Meglio fare il cacciatore di teste, anche se è sempre più difficile recuperare i soldi per gli strozzini. Come una macchina che in curva non sterza, e tu dentro senza cintura di sicurezza. Come la distanza, salta una parte, problemi di stampa. C'è un filo logico e la gente ci inciampa. Lo stesso sogno ripetuto 150 notti di fila. Gente che sfila mascherata, sotto la maschera la faccia disperata. E ragazze sul letto che mentre dormo prendono un coltello in mano. Mi sveglio, tagli sul petto e corro. Preso dal panico. Tutto si cancella quando uno dei ragazzi esce dalla macchina per andare a controllare i citofoni di una casa a Cinecittà. Passa il dito tra i campanelli per individuare la preda. Si ferma su un nome, ma il viso è sconsolato. Non è andata a buon fine questa ricerca. Era solo un parente del loro fuggitivo. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Tiro un sospiro di sollievo, scendo e me ne vado. Non mi stupisce niente di quello che ho visto e sentito. Roma è straziata da migliaia di queste ferite, di questi uomini che di umano hanno poco. Sono parassiti che ammorbano famiglie, uomini e donne, anziani. Fanno parte di un sistema malavitoso che uccide a poco e uccide anche loro, i loro sogni, i loro figli. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Tra cemento e acciaio, questa città si alza e va a dormire ogni giorno. È un viaggio che non è contemplato nei dépliant delle agenzie, quello che sto facendo. È un viaggio nell'inferno che non si vede, tra le mura antiche dei Cesari. Anche questa sera, il mezzo litro di vino dei Castelli del Turco non servirà a cancellare il gusto amaro della strada.